Eccomi di nuovo in cucina con un altro classico della cucina napoletana, la spigola all'acqua pazza, piatto che si contraddistingue per la sua estrema facilità. Vediamo subito gli ingredienti. Spigola, pomodoro datterino, una patata lessa, aglio, vino bianco, prezzemolo fresco, olio extravergine e sale. Iniziamo. Allora, sbuccio l'aglio. Poi prendo i pomodori. Io ho scelto i datterini. Voi potete scegliere il pomodoro che più gradite. Secondo me il datterino ci sta benissimo perché è leggermente dolciastro e quindi si sposa bene con la sapidità della spigola. Non ce ne vogliono tanti perché questa ricetta non deve essere molto pomodorosa, anzi deve essere un po' brodettata se vogliamo. Li spacco a metà, ecco qua, e li metto da parte. Poi la spigola l'ho squamata, eviscerata e poi è mia abitudine togliere anche la coda e le spine che sono qui sul dorso. Le lascio semplicemente perché voglio farvi vedere un trucchetto per chi non è pratico con la cottura. Chiaramente la cuoce intera, perché per questo tipo di preparazione si presta di più in questo modo. Mi raccomando, l'importante è che la spigola sia freschissima. La patata la sbuccio semplicemente, che poi in realtà per questo tipo di preparazione non è prevista. Infatti io ne faccio una variante che ci sta molto bene la patata dentro. Avrei anche potuto metterla da crudo, quindi l'avrei tagliata a didocchetti piccolissimi. È inserita dal primo momento insieme a tutti gli altri ingredienti, però io voglio dargli un tono particolare, la voglio tostare con degli odori. Questa la taglio a fettoni così, fettoni, fettine, punti di vista. Ecco qui. E non mi resta che passare ai fornelli. Quindi, padella sul fuoco, olio extravergine. E lo spicchietto d'aglio. Diciamo che di solito questo tipo di preparazione ci si mettono tutti gli ingredienti insieme nella padella e si lascia cuocere. Io preferisco avviarli leggermente, almeno l'aglio, l'olio e il pomodorino, e poi aggiungo il resto. Al primo calore, proprio al primo, aggiungo i pomodorini. Proprio una leggera girata così. Un pizzico di sale su una macinata, subito vino bianco, spigoletta, poi aggiungo dell'acqua che vado a coprire la metà dello spessore della spigola, cioè nel senso arrivo fino alla lisca del dorso e mi basta. Poi prezzemolo sfogliato, una giratina agli ingredienti così e lo lascio andare dolcemente per circa 10-15 minuti, una spigoletta della dimensione di mezzo chilo circa, ben coperta. Per le patate, padella calda, olio extravergine generosi, due spicci d'aglio in camicia. Appena l'aglio inizia a fare le prime bollicine, vado giù con le patate. Ecco, in questo modo. Poi, gambi di prezzemolo, una bella macinata di sale e le lascio tostare 2 minuti da un lato, 2 minuti dall'altro. Le giro, guardate che bella tostatura che hanno. E le lascio cuocere altri 2 minuti. Sono pronte.
le alzo dalla padella e le metto in un piatto con della carta assorbente in modo che si assorba l'olio in eccesso qualora ci fosse. Ecco qui. Assaggiamo il sale. Buonissima. Ma un pizzico di sale ci va. Quindi una piccola macinata di sale. Ecco. Ancora qualche minuto e sarà pronta. Per chi è poco pratico con la cottura, è semplice, arrivato a un certo punto, trascorsi almeno circa i 10 minuti, fate la prova della lisca, che era quello che vi dicevo all'inizio ricetta. Se questa viene via e si stacca facilmente, vuol dire che il pesce è cotto. Quindi ora non mi resta che spinarla e impiattarlo. Quindi ora, per spinare la spigola, la trasferisco dalla padella ad un piatto di portata, in modo da muovermi comodamente e con estrema semplicità. Così. E ora iniziamo. Prima le lische del dorso, poi via la testa, poi via le lische della pancia e poi portiamo via la pelle in questo modo. Ora che faccio? Divido per metà, così. Allora, non mi resta che montare il piatto, quindi prendo tutto il pesce spinato. Ora io ne metto una parte sola, perché per una porzione intera, cioè per una porzione della spigoletta, è un po' tanto. Quindi facciamo così. Poi prendo le patate e quindi una. Guardate che bella crosticina che hanno queste patate. 2 e 3. Qui c'è una fogliolina di prezzemolo, la porto via. Fantastico. E ci metto anche la quarta. Poi giro il piatto e vado giù con l'acqua pazza. Pensate che una volta addirittura questo pesce, si racconta, veniva cotto con l'acqua del mare, ecco da dove deriva il termine acqua pazza. E ora non mi resta che versare l'acqua pazza sopra, così. Per ultimare il piatto, un bel rametto di prezzemolo fresco, ecco qui. Un filo di olio extravergine e la spigola all'acqua pazza con patate tostate è pronta. Allora, la mia spigola all'acqua pazza, spero vi sia piaciuta, e se è stato così mi raccomando mettete un like al video, commentate e soprattutto condividetela. Un caro saluto da Raffaele Lenti, alla prossima, ciao!